Buonasera, dichiaro aperta la seduta, inizio con l'appello. Inizia il segretario, passo la parola al segretario. Direttore generale. Melgrati Marco, Galtieri Angelo, Giannotta Franca, Invernizzi Rocco, Macheda Fabio, Mordente Patrizia, Aicardi Sandra, Battaglia Giacomo, Cassarino Paola, Parodi Massimo, Schivo Francesca, Zucchinetti Roberta, Cane Paenzo, Rossi Simone. Ha presentato formale giustificazione per iscritto. Parascosto Giovanni, Casella Ian, Zavaroni Loretta. Sì, confermo che il consigliere Rossi ha inviato un'email attestante la sua indisponibilità. Pertanto passiamo all'ordine del giorno. Al primo punto, le comunicazioni eventuali. Passiamo la parola al sindaco. No, vice sindaco. Hai rubato il posto. Angelo, un colpo di Stato questo qua. Questo è un colpo di Stato. Se me la chiedi. Dai, date, grazie. Buonasera a tutti. Dopo il tentativo di golpe, solo per ricordare a tutti quanti che avete davanti una busta con l'invito per l'evento della prossima settimana, ovvero l'evento When We Are Kids. È stata una gentilezza dell'organizzazione voler allargare e voler dare a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza questo invito. Lo ringrazio ancora per questa disponibilità. Spero che siate tutti presenti, vista l'importanza dell'evento. Chiude la stagione estiva, naturalmente, quindi fino al prossimo novembre saremo in pausa di eventi. Avrei piacere di avervi tutti presenti. Grazie ancora. Perfetto, ci sono ulteriori comunicazioni della maggioranza o della minoranza? Passiamo allora al secondo punto. Ratifica ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000, deliberazione della delibera di giunta comunale numero 286 12 settembre 2018, avente ad oggetto variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, prospetto numero 22 del 6 settembre 2018. Passo la parola all'assessore Mordente. Buonasera a tutti. Allora, si rende necessario a termini di legge procedere alla ratifica della deliberazione numero 286 del 12 settembre 2018 di variazione al bilancio 2018-2020. La suddetta deliberazione è stata assunta dalla Giunta Comunale in via d'urgenza per assicurare il tempestivo finanziamento degli interventi nel settore dell'arredo urbano. Per la previsione Questa variazione consentirà un intervento su Piazza Eraldi Durante, dove verranno sostituite le doghe ammalorate, circa 70, della pavimentazione. Questo è quanto. Rimango a disposizione. Grazie. Interventi sul punto? Nessun chiarimento? Passo la parola alla consigliera Icardi. Buonasera, volevo semplicemente dare due spiegazioni in più rispetto a quello che è stato detto adesso. Abbiamo chiesto dei preventivi per poter dare a questo lavoro, per questo lavoro qua, perché era in situazioni un po' disastrose, come voi ben conoscete. Il lavoro dovrebbe iniziare
il lunedì scorso, ma siccome il 6 avevamo questa manifestazione, abbiamo pensato, anzi ho pensato, ho ritenuto che forse era meglio, visto che è un lavoro che dovrebbe durare in 4-5 giorni, che se per caso il tempo poteva andare male, un brutto tempo, qualcosa, quindi non si riusciva a terminare, e quindi ho pensato di spostarlo al giorno 8 di ottobre. Il giorno 8 ottobre inizieranno i lavori e quindi verrà ultimato nel giro di una settimana circa. Grazie. Ringraziamo la consigliera. Ulteriori comunicazioni? Passo la parola semplicemente alla Sili. Sì, buonasera Canepa. Volevo solo un'informazione, ma questa variazione, c'è stata una variazione di 6.000 rotti euro dal verde all'arredo urbano? Chiedo. Chi risponde? L'assessore o... Passo la parola all'assessore Mordente. Allora, la variazione è stata c'è stata una variazione in negativo sulla manutenzione giardini e parchi, quindi al capitolo 16.12.030 di 7.005, che è andato appunto ad incrementare questi interventi di valorizzazione e miglioramento del coro urbano per 10.005. La differenza è stata ed è imputare al capitolo manutenzione sempre giardini e parchi, no scusate, acquisto materiali di consumo per manutenzione parchi e giardini, essenza vegetale e floreali di 3.000 come da prospetto, al capitolo 16.12.035, cioè c'è una variazione negativo delle spese, quindi è stato comunque a pareggio imputato per differenza al capitolo dell'arredo urbano questo importo, praticamente nello stesso titolo. Dal verde praticamente è passato all'arredo urbano. Sì, è solo una considerazione che mi sembrava che il capitolo del verde non fosse particolarmente cospicuo. È chiaro che se avete avuto questa emergenza, probabilmente, però mi sembra opportuno sottolineare che il verde credo che abbia necessità di altri fondi, perché ci sono delle situazioni che sono veramente delicate e voi lo sapete. Ringrazio il consigliere. Ulteriori precisazioni? No, volevo soltanto precisare che il capitolo del verde era stato già un oggetto di variazione nel precedente consiglio. Adesso, appunto, vista l'urgenza, ovviamente, e purtroppo la carenza di liquidità, abbiamo dovuto fare questa piccola variazione all'interno del verde, e comunque sarà nostra cura nei tempi, nei modi, nelle possibilità di reintegrare il capitolo. Grazie. Ringrazio l'assessore Mordente, passo la parola ad Alassio Voltapagina. Sì, buonasera, parascorso. Niente, ripeto quello che avevo già detto in occasione di altri consigli comunali in relazione a quello che è ormai diventato un metodo di questa amministrazione, di questa maggioranza, ma non è una critica, è una presa d'atto. Noi ci troviamo in consiglio comunale già più volte a ratificare delle delibere di giunta in relazione a dei movimenti di bilancio. Effettivamente il consigliere Canepa ha evidenziato quello che può essere un dato formale, cioè il fatto che sia formalmente depauperato il capitolo del verde pubblico a favore dell'arredo urbano, se vogliamo capitolo, insomma. Io credo che per una questione di chiarezza, di trasparenza, ho apprezzato l'intervento del consigliere delegato per dare
una spiegazione, diciamo, sostanziale a quello che è un passaggio puramente, puramente, non voglio svalutarlo, perché effettivamente è il trovare il sostegno economico a delle manovre, chiamiamole così, o delle operazioni che giustamente avete ritenuto, avete usato il termine emergenza. Effettivamente la situazione del tavolato di fronte alla posta, ecco, per semplificare, è una situazione che è da tempo sotto gli occhi di tutti, piuttosto ammalorata. Quindi, ecco, anche per chiarire un attimo per gli ascoltatori o per gli interessati quelle che sono le dinamiche che portano a queste deliberazioni, perché così come la cittadinanza vede oggi una variazione di bilancio e così come oggi i consiglieri comunali si trovano a dover ratificare una delibera di giunta, credo che sia importante ogni qualvolta venga portato una variante al piano esecutivo di gestione, quindi questi prospetti che ci vengono sottoposti, dare una spiegazione sostanziale. Quindi invito, e questo è uscito anche nella riunione dei capigruppo, quando giustamente è stato un po' illustrato il punto che andavamo a deliberare, e giustamente l'assessore al bilancio dice ma forse per quanto riguarda l'aspetto puramente, diciamo, sostanziale e quello della scelta discrezionale amministrativa per la quale poi si impone questa variazione, doveva esplicare e dare spiegazione proprio il consigliere incaricato o comunque colui il quale ha chiesto materialmente questa variazione di bilancio. Siamo nell'ambito, ripeto, e qui mi riporto a quelle che sono state considerazioni già espresse in precedenti consigli comunali, nell'ambito della vostra legittima discrezionalità amministrativa, che non può che lasciare a noi una valutazione di ordine sostanziale in relazione a quella che è la necessità, l'urgenza e l'utilità dell'intervento posto in essere. Dirci e chiederci di approvare e quindi di dare un voto favorevole credo che sia un atto che esorbita da quelle che sono le funzioni di una minoranza, di un'opposizione che non ha partecipato al processo decisionale che ha portato a questa decisione e quindi di conseguenza alla ratifica di questa decisione. Questo per dire e per motivare l'astensione che ci vedrà nella votazione dare il nostro voto. Grazie. Ringrazio il consigliere Parascorso, se non ci sono ulteriori interventi, mi sembra che sia Rocco, assessore Invernizzi, ecco. Grazie Presidente, volevo rispondere brevemente al consigliere Parascorso dicendogli che sicuramente la variazione di bilancio è un sintomo di buona amministrazione. E non condivido quando lei dice che ci asteniamo perché non abbiamo partecipato all'iter decisionale. Noi cerchiamo di coinvolgere tutta la minoranza e nelle riunioni di capigruppo viene spiegato la motivazione della variazione. E sicuramente le variazioni servono ai dirigenti per gestire la cassa del bilancio e equilibrare i capitoli. Nel momento che c'è un'urgenza, noi siamo una squadra di governo, è capitato ad esempio, le faccio un esempio, sul Verde che la consigliera Icardi aveva bisogno di fondi per fare gli sfalci e abbiamo fatto una variazione in negativo dai capitoli dei lavori pubblici per quanto riguarda la manutenzione degli immobili e sono stati girati per quanto riguarda gli sfalci che erano anni che non si facevano. Quindi non condivido il fatto che lei dica ci asteniamo perché non abbiamo partecipato alla decisione. Noi cerchiamo sempre in tutte le riunioni di spiegarvi le motivazioni, quindi se c'è una motivazione e c'è un vantaggio, come ha detto lei, perché la piazza comunque ha bisogno di manutenzione,
secondo me anche una minoranza intelligente, secondo me, potrebbe votare a favore di questa variazione, che è uno strumento legittimo ed è uno strumento, secondo me, che serve alle amministrazioni che sono lungimiranti, che fanno programmazione per i lavori e cercano di supplire a tutte le emergenze del territorio. Grazie. Grazie Assessore Invernizzi. Passerei la parola ad Alasse Voltapagina, poi dichiariamo però conclusa il punto. Come dichiarazione di voto. Sì, grazie. Ma non voleva essere una polemica assolutamente il mio intervento. Se avessi voluto far polemica avrei detto che la piazza davanti alla posta l'aveva fatta all'epoca l'attuale sindaco, quindi questo non l'ho detto e per cui non credo che fosse lo di... per cui il fatto che alla riunione dei capigruppo sia stato spiegato, l'ho evidenziato come effettivamente si sia fatto richiamo a quelle scelte, e qui la partecipazione è arrivata nella riunione dei capigruppo della minoranza. Prima nessuno di noi è stato, ma non colpevolmente, perché non è che siate tenuti a farlo, cioè l'avevate detto che avreste, però cioè, con questo non pretendiamo che quando decidete di tagliare l'erba nel fosso chiamiate Parascosso o Casella o altri della minoranza, ci mancherebbe, era una considerazione, una semplice presa d'atto e non voleva essere, ripeto, della polemica. Quindi per questo non credo di non essere intelligente ad astenermi, come oggi dichiaro. Grazie. Bene. Devo intervenire? Passo la parola al sindaco per un ultimo intervento. Sì, in merito a questo intervento voglio dire che avevamo dato un'apertura alle minoranze per quanto attiene alle decisioni, ma stiamo parlando di decisioni importanti, voglio dire. Per esempio, questa sera vi comunichiamo e approfitto della situazione, nel senso del Consiglio, per dirvi che e abbiamo incassato i soldi dell'Albenga Garessio Ceva, delle azioni dell'Albenga Garessio Ceva, e intendiamo metterli per finanziare passeggiata baracca al primo stralcio, perché così iniziamo subito a fare un pezzo importante e significativo di questa passeggiata. E non è che l'abbiamo deciso, cioè è una cosa che è successa ieri e oggi vi comunichiamo questa cosa. Credo che siano le cose importanti che vanno comunicate. La consigliera Cardi, giustamente, che è depositaria delle deleghe sia dell'arredo urbano che del verde pubblico, si è trovata a fare una scelta su un'emergenza. Un'emergenza, come ha detto giustamente il consigliere Parascosso, che deriva dalla riparazione di una piazza che sono circa 20 anni che è in essere. E quindi dopo 20 anni è anche possibile che si faccia un intervento, e anzi è riuscito a trovare con una serie di preventivi anche un costo relativamente basso, togliendosi dei soldi da un altro capitolo suo peraltro, e quindi con fatica ha fatta questa variazione di bilancio, perché capiamo che non è bello, cioè è più facile togliere qualcosa magari dai lavori pubblici e metterli sul verde, ma la consigliera Riccardi, che ha già un bilancio risicatissimo sul verde, si toglie ancora qualcosa per metterlo sull'arredo urbano, ha fatto un sacrificio psicofisico, voglio dire, enorme, e comunque le va dato atto che si è occupata di questa situazione di emergenza in maniera eccezionale e anche veloce, voglio dire. È chiaro che il nostro intendimento è, quando c'è un problema cerchiamo di risolverlo, ed è per questo che facciamo queste variazioni di bilancio, perché se aspettiamo di trovare i soldi
dalla Luna non ci sono, voglio dire. Allora cerchiamo di modulare le necessità e le risorse di bilancio in maniera che si riesca in qualche maniera a contemperare quelle che sono le emergenze. Avevamo l'emergenza della pulizia dei rii e ci è venuta incontro la Protezione Civile, che in questi giorni sta pulendo il rio Barbona, che qualcuno chiamano Valbona, ma il suo vero nome è rio Barbona, e prossimamente pulirà anche gli altri rii. Non avremmo avuto i soldi per farlo. Ringraziamo la Protezione Civile da questo schermo perché stanno facendo un lavoro encomiabile e veramente di grandissima utilità per il Comune di Alassio. Ma quello che volevo dire è che le variazioni di bilancio non sono fatte così a capocchio, sono fatte per andare incontro a delle emergenze. E nessuno dice che il consigliere Parascosso non è intelligente, se si astiene è una sua scelta, ci avrebbe fatto piacere che avesse approvato questo punto, ma ne prendiamo atto. Ringrazio il sindaco per l'intervento e nell'unirmi, anche se forse un po' parziale, ma comunque il ringraziamento alla Protezione Civile, allo sforzo che hanno fatto in questi giorni, e di tutta, cioè il ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione, no? Ulteriori dichiarazioni di voto? Passiamo la parola al consigliere. Canepa, sì. Alcune precisazioni nella dichiarazione di voto all'assessore Invernizzi, che non è vero che sono anni che non vengono fatti gli sfalci sono sempre stati fatti, quindi non è assolutamente una informazione corretta quella che lei ha dato. E al signor sindaco invece volevo dire che la manutenzione di Piazza Radio Durante è veramente difficile da fare, perché lei sa benissimo qual è la situazione di Piazza Radio Durante. Oggi è cambiata 70 assi, però la problematica è molto più grossa ed evidente su passeggiata sulla piazza di Raldi Durante. E la Protezione Civile in tutti questi anni ha sempre supportato tutte le amministrazioni, qualsiasi ordine e grado che si sono succedute, ed ha sempre provveduto alla Polizia dei Rii ovunque, sempre, coadiuvata a volte dagli alpini, che quest'estate invece non sono stati presenti, e insieme ad altre risorse che l'amministrazione ha sempre messo a disposizione per poter pulire lì, che sono un punto molto particolare e delicato dell'equilibrio della tenuta dei nostri rii e del nostro assetto idrogeologico. E poi mi permetto e mi consenta, signor sindaco, una piccola correzione. La consigliera Icardi non ha deleghe ma ha incarichi, perché sennò sarebbe un assessore. Il nostro voto comunque è contrario. Grazie. Passo la parola al sindaco per la dichiarazione di voto. Sì, ovviamente la dichiarazione di voto del nostro gruppo, e chiedo venia al nostro capogruppo il dottor Battaglia per avermi concesso la parola, solo per una piccola precisazione in merito a quanto ringrazio per la correzione, ma a volte non credo che sia un formalismo, voglio dire, assessore, cioè non è che delega, incarico, voglio dire, per noi sono tutti uguali, voglio dire, tutti i membri dell'amministrazione hanno lo stesso peso e la stessa qualità, e quindi per noi non c'è questa distinzione. Poi è una distinzione effettivamente formale, ma quando viene uno di loro viene chiamato assessore a quello che all'incarico che ha, per me va bene lo stesso, perché è giusto così. Poi formalmente non è corretto, mi rendo conto. Una precisazione però la voglio fare, consigliere Canepa, e poi smettiamo di darci del lei qua dentro, che mi fa ridere, voglio dire, perché ci diamo del tu sempre, adesso arriviamo qui ci diamo del lei, mi fa abbastanza ridere. Comunque, detto questo, fate quello che volete, io vi darò del tu invece, perché mi sembra ovvio e giusto fare così, perché se uscendo di qua ci diamo del tu è inutile che ci diamo del lei. Ma la precisazione è questa, consigliere Canepa: durante il tuo mandato
gli sfalci che erano presenti nel contratto di appalto dell'altezza urbana sono stati tolti dal contratto di appalto dell'altezza urbana. Poi magari qualche volta sono stati anche fatti, ma non sono stati fatti con quella sistematicità e con quel impegno che un capitolato prevedeva e avrebbe dovuto prevedere. E quindi, non essendo previsti nel capitolato della nettezza urbana, non venivano fatti. Sta di fatto che la strada di San Bernardo erano anni e anni che non veniva sfalciata, che la strada di Cavia era diventata un bosco e che la strada di Solva aveva delle criticità incredibili. Quindi è vero che venivano fatti a spot degli sfalci su richiesta, ma è vero anche che la tua amministrazione ha tolto dal capitolato della gara d'appalto della nettezza urbana lo sfalcio delle strade collinari, e questo mi correva l'obbligo di precisarlo. Ringrazio il sindaco per la dichiarazione di voto. Passerei quindi alla votazione del punto e passo alla favorevoli, contrari, astenuti 1 e 3. Il punto quindi viene deliberato con 12 voti a favore, 1 contrario e 3 astenuti. Passiamo ora alla immediata eseguibilità del punto. Favorevoli, contrari, astenuti. L'immediata, quindi 15 favorevoli all'immediata eseguibilità del punto e un contrario e 0 astenuti. Al contrario, nessun contrario, un astenuto. Scusate. Secondo punto, terzo punto, bilancio consolidato esercizio 2017 e relativa approvazione. Passo la parola all'assessore Mordente. A seguito dell'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, si propone per l'approvazione in questo ente il bilancio consolidato 2017. Il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Alassio attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017. Il bilancio consolidato è stato predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente con la deliberazione di giunta comunale 356 del 28 dicembre 2017, per cui nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente appunto il bilancio consolidato, nel perimetro di consolidamento l'unico ente ricompreso è la società Servizi Comunali Associati SRL. Il bilancio consolidato è composto dal conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, la relazione del revisore dei conti del 18 settembre 2018, protocollo 27556. Il risultato del bilancio consolidato è pari ad euro 476.760,66, così determinato. Risultato della gestione 91.621,63. Proventi ed oneri finanziari meno 96.989,13. Proventi ed oneri straordinari 759.374,13. Il risultato economico d'esercizio totale di 476.760,66, che è così suddiviso: risultato di esercizio di pertinenza del gruppo 461.537,74 e risultato di esercizio di pertinenza di terzi 15.222,92. Questo è quanto, grazie. Ringraziamo l'assessore Mordente. Chiedo se sono
se avete richieste per quanto riguardano gli interventi. Nessuno richiede la parola, pertanto passiamo alle dichiarazioni di voto. Fai la dichiarazione, non la fai. Nessuno dichiara. Dichiarazioni di voto. Perfetto. Sì, grazie. Semplicemente formalmente l'astensione sul punto, perché stiamo parlando di un passaggio, chiamiamolo obbligato, il termine del 30 settembre, di un bilancio consolidato che comprende ovviamente il bilancio dell'ente con quelle partecipazioni che rientrano in quest'area di consolidamento. È chiaro che questo, per motivare la nostra astensione, sarebbe, se noi dessimo il voto favorevole, come dire che approviamo le scelte amministrative che hanno dato poi l'effetto, diciamo, del bilancio dell'ente e poi anche conseguentemente di quello della società partecipata, cosa che obiettivamente, per una sorta di coerenza rispetto a quello che è stato il percorso anche nella precedente amministrazione, non possiamo fare. Pertanto anche su questo punto ci sarà un voto di astensione. Grazie. Ringrazio il consigliere Parascosso, passo la parola all'assessore Mordente. No, semplicemente anche per questo, per ringraziare gli uffici che veramente si impegnano molto e arrivano sempre a questi risultati quasi perfetti, direi. Quindi ringrazio ancora la dottoressa Gandino e tutto l'ufficio ragioneria che si è adoperato in questo senso. E in qualità di maggioranza esprimo il nostro parere favorevole, ovviamente. Grazie. Grazie all'assessore Mordente, passo la parola al consigliere Canepa per la dichiarazione di voto di Semplicemente Lassini. Sì, Canepa. Unitamente alle motivazioni che ha espresso Parascosso, esprimiamo il nostro voto contrario. Grazie. Ringrazio il consigliere Canepa, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Pertanto il punto viene deliberato con 11 votazioni favorevoli, un contrario, 3 astenuti. Passiamo quindi all'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Pertanto l'immediata eseguibilità del punto passa con 14 favorevoli, 0 contrari e un astenuto. Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno: aggiornamento documento di programmazione unico, ovvero il DUP 2019-2021. Passo la parola all'assessore Mordente. Il presente organo ha approvato il documento unico di programmazione 2019-2021 e i relativi allegati con la deliberazione dello scorso 31 luglio 2018 al numero 51. Come atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 che è attualmente in corso di istruttoria. In questa seduta si apportano alcune modifiche e aggiornamenti non sostanziali a tale documento, quali ve li illustro brevemente. Sono nel programma triennale dei lavori pubblici l'inserimento della strada panoramica San Bernardo per 120.000 euro. Nel piano delle allineazioni lo stralcio del roof garden, nonché le tariffe dei parcheggi a pagamento, riportandole a 1,50 euro per i non residenti e 0,25 per i residenti o lavoratori dipendenti, e le tariffe del servizio di trasporto scolastico. Questo è quanto, quindi sono a disposizione per qualsiasi vostro chiarimento. Grazie. Ringraziamo pertanto l'assessore Mordente. Passo la parola al consigliere Canepa per il suo intervento. Canepa, relativamente alla strada panoramica San Bernardo, come abbiamo già detto nella riunione dei capigruppo, volevo evidenziare, visto che si fa questo intervento,
di potersi relazionare, invito la maggioranza a relazionarsi con la SOMS, il presidente Cavedini aveva evidenziato una problematica su quella strada relativamente a un muro e già che si faceva l'intervento sarebbe opportuno mettere in sicurezza anche quel muro, che non credo che sia una cifra ragguardevole, perché oltretutto se già cantierata la zona sarebbe più semplice. Invece, per quanto riguarda le tariffe della GESCO, chiaramente siamo contrari, perché il piano tariffario, così come viene da voi proposto, deliberato, metterà in crisi la GESCO, perché già il bilancio della GESCO in sofferenza, se noi andiamo a togliere una risorsa che è l'aumento della tariffa, che oltretutto veniva compensato dalle due ore in cui non veniva effettuato il pagamento da mezzogiorno alle due, veniva compensato con la tariffa dimezzata per le seconde case rispetto alla tariffa ordinaria, se voi volete mantenere ancora queste agevolazioni è chiaro che il conto per la GESCO diventa insostenibile, e allora bisognerà poi rifocillare le casse della GESCO, e allora è finito lo scopo di tutto quello che è stato fatto. Grazie. Ringrazio il consigliere Canepa, passo la parola al vice sindaco Galtieri. Sì, grazie. Ma intanto prendo atto del bipolarismo del consigliere Canepa, che nella precedente amministrazione ha gestito il bilancio 2017, poi nel 2018 non lo riconosce, non lo vota e si associa alla minoranza. Non avrei dovuto votarlo io, ma è una presa d'atto di quello che è stato un consolidato. Lei riesce a non votare quello che ha fatto nel 2017. Adesso dice che su questa variazione, per quanto riguarda il costo della tariffa del parcheggio, ritiene che ci sia una criticità talmente forte che può mettere in crisi la società GESCO. Io credo che l'economia su cui la GESCO possa sviluppare, così come lo crede l'amministrazione, il suo percorso siano molteplici. Tra queste sicuramente l'incarico di gestire i parcheggi con delle logiche diverse. Logiche che non passano verso una pressione fiscale così pesante e così vessatoria nei confronti dei cittadini. Logiche che anche nella tassa di soggiorno avevano questo stesso tipo di indirizzo. O abbiamo una capacità di individuare nelle nostre scelte, intendo dire amministrative, una logica che è quella di migliorare i servizi, allora giusto aumentare, perché se miglioriamo un servizio è giusto aumentare, ma non aumentando e migliorando i servizi, aumentare i costi verso i cittadini, aumentare i costi verso gli ospiti che vengono in questa città, onestamente, signor Canepa, ci sembra un po' eccessivo. Quindi è volontà di questa amministrazione andare in quella direzione, e abbiamo scelto quella strada e la manteniamo. Grazie. Ringrazio il vice sindaco Galtieri per il proprio intervento. Passo la parola semplicemente a Lassini per una breve replica, perché sennò con dichiarazione. Faccio dichiarazione di voto, così poi non replico più. Il bipolarismo è una cosa che non mi appartiene, semplicemente io non condivido quello che è stato il vostro percorso fino ad oggi, per cui non condivido assolutamente. No, voi avete fatto delle modifiche che... No. Non parliamo solo. No, mi scusi, eh. Assolutamente io non soffro di bipolarismo, almeno mi farò visitare se è questo che lei ritiene opportuno, ma non perché lo ritenga lei, ma per la mia tranquillità. Però assolutamente io non condivido le scelte di questa amministrazione, e non è vero, assolutamente vero, che è una posizione vessatoria quella che veniva avviata dalla GESCO con questo aumento di tariffa, e non è assolutamente vero che non c'era una contropartita di servizi, perché la GESCO avrebbe dovuto installare le telecamere,
le telecamere per le videosorveglianze, le telecamere per la, soprattutto quello che erano i varchi stradali per poter regolamentare e terminare il lavoro che avevamo iniziato facendo un varco di test in via Cavour, e tutte le, tutta la, la zona ZTL avrebbe dovuta essere monitorata con le telecamere viste dalla, governate dalla Polizia Municipale insieme alla Maggiore. Quindi assolutamente questo era, era un servizio aggiuntivo che veniva dato insieme ad altri. Poi non parli dell'imposta di soggiorno, non tocchi questo argomento, perché avete già fatto abbastanza brutta figura, perché in campagna elettorale avete detto che l'avreste tolta, oggi l'avete sospesa e sappiamo benissimo quali sono i risultati di questa, di questa annata, così come si è sviluppata. Noi non abbiamo fatto polemica, non siamo usciti sui giornali, non abbiamo fatto nulla che ce ne sarebbe stata da dire tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, e ce n'è per ciascuno di voi, ma non l'abbiamo fatto perché non abbiamo voluto danneggiare la città e non abbiamo voluto creare polemiche. Lungi da noi fare polemiche, perché sennò l'avremmo potute fare quotidianamente. Quindi di questo tenetene conto, non per, per avere riguardo nei nostri confronti, assolutamente no, ma per quanto, con il nostro modo di agire. Voi al posto nostro, lei vice sindaco al posto nostro, avrebbe senz'altro agito diversamente in tutta l'estate, come faceva lei che andava a fotografare le tende quando erano sulla, sulla spiaggia libera alla mattina. Noi non siamo andati, però queste immagini ce le abbiamo, come abbiamo le immagini che lei postava quotidianamente negli anni passati, le abbiamo ricevute anche noi, ce l'abbiamo anche noi, ma non l'abbiamo mai data alla stampa, non abbiamo mai, mai, mai assolutamente fatto una propaganda negativa per la città, perché fare polemica alla fine chi ci rimette la città sono i cittadini, e i turisti vedendo le locandine che sono negative per la città sono imbarazzati, sono frastornati, e non è una cosa che è corretta fare nei confronti della città, dei cittadini. Voi l'avete fatto per 5 anni, noi non la vogliamo fare. Grazie al consigliere Canepa per la propria replica e dichiarazione di voto. Passo la parola all'assessore Invernizzi per il proprio intervento. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'intervento di San Bernardo, è un intervento che era già in programma da parecchi anni ma che non veniva fatto, e si rischiava di perdere un contributo regionale. Quindi questa amministrazione ha provveduto a reperire i fondi necessari, e quindi quest'anno verrà cantierizzato anche l'intervento della frana di San Bernardo. Per quanto riguarda il muro segnalato dal consigliere Canepa, ne prenderemo atto, e comunque non è vicino al punto, quindi sarebbe un po' difficile. È vero che c'è un cantiere più in basso, però ne prenderemo atto e vedremo a seconda delle urgenze di intervenire anche sul muro segnalato dal presidente Cavedini. Grazie. Ringrazio l'assessore per la precisazione. Passo la parola ad Alassio Voltapagina. Grazie Presidente, buonasera a tutti, Casella. Io volevo solo invece esprimere su un paio di punti un apprezzamento per quanto riguarda ad esempio sulle tariffe dei parcheggi. In una delle prime, la primissima riunione di maggioranza allargata alla minoranza a cui avevo partecipato, si era toccato questo argomento e avevo chiesto all'amministrazione di, oltre esprimere appunto favorevolmente al ritorno alla precedente tariffa, anche di mantenere attenzione e la tariffa agevolata non solo per i residenti ma anche per coloro che vivono fuori il comune e sono tanti, che poi invece vengono a lavorare in territorio alla SIN. Questo ritengo importante. Bene anche che, unito al fatto dello sfalcio di San Bernardo, si rimetta anche in condizioni di piena sicurezza la via San Bernardo, da riportare quella zona a una decenza, e quindi speriamo che venga fatto al più presto nel migliore dei modi. E che appunto, come avevo già detto nelle scorse volte, che lo sfalcio che abbiamo visto nello scorso mese non sia una tantum ma sia qualcosa di calendarizzato e fisso, una garanzia per tutti i residenti delle varie zone collinari. Ultimo punto, credo che io non ho nessuna voglia di far polemica, io penso, mi rivolgo al consigliere Canepa, che quando ci
se saltasse all'occhio qualcosa di grave, di importante, stagione o non stagione, sia diritto di un consigliere, quasi dovere di un consigliere, anche tirarlo fuori a mezzo stampa. Poi è giusto anche il concetto di non attaccare pregiudizialmente se un'amministrazione è da poco in carica o se la problematica non è il caso, deve andare a toccare, a rovinare l'immagine della città. Questo invece lo considero una cosa matura. Purtroppo, magari non a mezzo stampa, ma sono stati molti i consiglieri, aspiranti consiglieri, candidati della sua lista, che su Facebook quest'estate ci hanno dato dentro piuttosto in maniera evidente, cercando di dare tutt'altro che un'immagine positiva alla nostra città. Poi questa è responsabilità loro, se hanno agito bene o agito male, a me della maggioranza non interessa. Ma il dire che la sua parte politica non ha voluto sollevare polemiche, quotidianamente c'erano foto di alcune persone, di alcune situazioni fatte da membri della sua squadra sui social network. Non penso di essere stato l'unico a averle viste. Poi in alcuni casi è vero, come diceva lei, magari Galtieri avrebbe fatto polemica se era come l'opposizione dell'altra volta. Difatti alcuni che hanno sollevato di queste polemiche erano contro di lei la scorsa volta, erano insieme a lei in questa tornata elettorale e ora ci hanno dato molto dentro su Facebook, non certo per dare una bellissima immagine della nostra città, sollevando spesso polemiche, solleviamo polemiche sostanziali su problemi veri, e invece lì sembrava proprio cercare, ma gli esempi sono evidenti, cercare la persona seduta su uno scalino per andare a fare la foto e metterla su Facebook e far passare la città come un luogo totalmente fuori controllo. A me, io che sono all'opposizione di questa maggioranza, questo modo qua non è piaciuto, anche perché in alcuni casi si venivano fatte foto a situazioni dove non si ravvedevano neanche dei reati. Poi ci sono le istituzioni e le forze dell'ordine preposte al mantenimento dell'ordine pubblico. Io, se vedo una cosa grave nel giro della città, io la prima cosa che faccio, chiamo le forze dell'ordine, non faccio un post e una foto su Facebook. Grazie. Ringrazio il consigliere Casella. Una piccola precisazione prima di andare avanti, visto un po' gli ultimi toni. Non vorrei dare la parola al consigliere Canepa semplicemente perché ha dato la dichiarazione di voto, anche se lo capisco che si senta toccato, ma capisco anche che, voglio dire, la dichiarazione del consigliere Casella era più generica e non riferita a lei personalmente. E infatti, se vuole le do la parola come fatto personale, però il consigliere l'ha giustificata. Preferisce parlare? Io la faccio parlare. Va bene. Grazie Presidente Canepa. Ma è chiaro, consigliere Casella, che se ci fossero stati dei fatti gravi saremmo usciti. Ma che discorso? Però per 5 anni sono usciti su delle belinate, passatemi il termine. E poi una cosa è Facebook, una cosa sono quello che sono gli articoli di giornale, quello che sono le locandine, quello che è la stampa. Cioè, Facebook non è il media informatico. Non facciamo queste confusioni, assolutamente, assolutamente. Ringrazio il consigliere Canepa, perché ogni tanto i 5 anni mi portano a qualche errore, e passerei la parola all'assessore Macheda per il suo intervento. Te la sei presa, te la sei ritolta? Rischiaccia. Adesso c'è. Okay, eccoci. Una breve precisazione circa la tariffa dei parcheggi e la gestione GESCO, ovvero effettivamente abbassare le tariffe dei parcheggi sicuramente è un'operazione che va a favore dei cittadini e dei turisti e non va a favore delle casse della GESCO. Questo non vuol dire che non sia un'operazione buona, cioè il modello dell'affidamento in house attraverso il servizio dei parcheggi affidati direttamente alla propria partecipata permette anche questo tipo di gestione politica del servizio, che permette quindi
dopo l'elezione e con un controllo diretto del servizio da parte della società partecipata attraverso l'affidamento in house, un modello gestionale a costi inferiori rispetto a quelli prospettati, perché naturalmente avere una tariffa maggiore avrebbe contribuito in maniera maggiore alle casse della GESCO e quindi della società. Tuttavia l'amministrazione ha ritenuto, come correttamente ricordava anche il collega consigliere Jan, sia per i residenti e sia per coloro che poi lavorano sul territorio, delle tariffe agevolate. Facciamo un esempio su tutti, gli stessi professori, un esempio su tutti, no? Che dalla scuola media hanno dovuto trasferirsi presso il nuovo plesso dei Salesiani, hanno avuto anche un problema concreto di parcheggio, diciamo così, per, dovendosi trasferire da una sede all'altra, dove in uno avevano i parcheggi totalmente bianchi. Qua siamo più in centro, è più comodo per il trasporto pubblico e meno comodo perché abbiamo meno parcheggi a disposizione. L'idea quindi di abbassare le tariffe del parcheggio aiuta la vita quotidiana di ciascuno, certamente aiuta un po' meno la vita quotidiana della GESCO, che tuttavia, essendo società partecipata, riuscirà ugualmente a far fronte, diciamo, ai propri doveri, non facendo però cassa sulla pelle delle persone. Chiudo, grazie. Ringrazio il consigliere e l'assessore Macheda per l'intervento. Passerei la parola al sindaco per l'intervento. Sì, un brevissimo intervento, uno per dire che quello che ha detto il consigliere Casella l'avevo pensato io, ma non l'avevo detto, perché sennò se lo dico io poi sembra una cosa. E per stemperare il clima ringrazio il nostro capogruppo che ci ha segnalato che oggi è il compleanno di Enzo Canepa, quindi gli facciamo tutti gli auguri. E ci dispiace non averlo saputo, se no avremmo spostato il consiglio a un altro giorno sicuramente, perché ci dispiace tenerlo impegnato la sera del suo compleanno. Però, vabbè, cosa vuol dire? Uno perché c'ha gli anni non deve festeggiare il compleanno, voglio dire. Non ho capito, tu non lo festeggi il compleanno? Come premio il dottor Canepa offrirà da bere a tutti. Comunque, sicuramente avrebbe preferito passare la serata in altro modo che non dietro i banchi del Consiglio Comunale, in minoranza peraltro. Quindi voglio dire, comunque tanti auguri al consigliere Canepa. Qui. Sì, anche io rifaccio personalmente i miei auguri al dottor Canepa e eravamo arrivati alla dichiarazione di voto. Votazione? No. Fini. E allora votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Allora, il punto passa con 12 voti favorevoli, un contrario, 3 astenuti. Immediata eseguibilità del punto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Pertanto viene votata l'immediata eseguibilità del punto con 15 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. No, è l'ultimo. Abbiamo fatto il dupo adesso. Interpellanza presentata dalla lista civica Lazio 365 inerenti le diatribe intercorse a mezzo stampa sul tema del metodo di attribuzione da parte della società GESCO dell'utilizzo e pagamento di impianti e servizi alle associazioni sportive. Passo la parola alla consigliera Zavaroni. Mi devi chiedere la parola, non l'ho detta. Adesso me l'hai chiesta.
preso atto che nelle settimane passate sono state pubblicate sugli organi di stampa articoli inerenti il mancato pagamento e la richiesta di corresponsione di importi per l'utilizzo da parte delle società sportive degli impianti gestiti dalla società GESCO. A tale riguardo sono state lette dichiarazioni del consigliere comunale incaricato allo sport, Roberta Zucchinetti, e dell'ex assessore con medesime deleghe Simone Rossi, oggi consigliere comunale del gruppo Canepa Sindaco, con accuse reciproche e affermazioni contrastanti, con coinvolgimento anche dei responsabili degli uffici servizi comunali. Considerate le ulteriori comunicazioni da parte della dirigenza del Comune, per chiarire l'affermato istanziamento di fondi aggiuntivi a favore di GESCO o delle società sportive e l'esenzione del pagamento degli impianti sportivi, osservate le vigenti disposizioni normative attinenti alla concessione in forma gratuita e onerosa delle strutture del patrimonio comunale, il bilancio GESCO, il piano tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi, degli atti amministrativi adottati oltre allo strumento finanziario dell'ente per il corrente esercizio, appurato da quanto affermato nelle predette dichiarazioni che risulta esservi 26.000 euro di credito che la GESCO vanta sulle associazioni sportive che hanno utilizzato gli impianti. Tenuto conto dell'importante attività, importantissima attività sportiva svolta da parte delle società, del considerevoli risvolti delle funzioni in ambito sociale ed educativo, soprattutto nelle giovani leve da parte delle stesse, della situazione economica, delle disposizioni di leggi e regolamenti in relazione all'uso di strutture sportive pubbliche, ritenuto che il Consiglio Comunale, anche per i svolti amministrativi che la questione potrebbe presentare, rappresenti il luogo più indicato per la discussione, e pertanto chiediamo l'espressione della posizione di tutte le parti interessate al fine di permettere che, nell'interesse della città, della società comunale in questione e delle società sportive, la ricerca della verità trovi soddisfazioni e si sgombri il campo da sospetti, rischi di speculazioni. Alla luce di quanto sopra, chiediamo al signor Sindaco di fare chiarezza al Consiglio Comunale di come effettivamente si sono svolti i fatti e quali provvedimenti siano stati assunti dalla giunta attuale, comunale attuale, e da quella precedente in ordine alle diatribe intercorse a mezzo stampa nel corso del mese di agosto sul tema del metodo di attribuzione da parte della società partecipata GESCO dell'utilizzo e pagamento di impianti e servizi alle associazioni sportive. Si chiede altresì al signor Presidente, in considerazione di quanto affermato e della presenza delle parti interessate all'interno del Consiglio Comunale, di derogare a quanto stabilito dall'articolo 57 del Regolamento Comunale in merito alle modalità di discussione delle interpellanze, consentendo l'intervento di tutti i soggetti interessati ed attori della questione, compresa l'audizione con le forme previste dal predetto regolamento, dei dirigenti dell'ente presunti autori di altrettanto dichiarazioni pubbliche. Lista civica Lazio 365. Ringrazio la consigliera Zavaroni. Allora, per quanto di mia competenza, richiamando appunto, avete richiamato l'articolo 57, possiamo dire, fare una prima precisazione, che in generale anche il regolamento combinato con il TUE, in teoria l'interpellanza segue la risposta secca dell'assessore, ovvero del consigliere. Tuttavia, voglio dire, il
qualora ci siano delle questioni documentate, non verbalmente da bar, ma in maniera consona a quello che è un consiglio comunale, nessuno impedirà a Rossi eventualmente di precisare il suo punto di vista, a condizione che sia consono al consiglio comunale, anche perché ricordo che la segretaria Di Marco, in presenza di alcune dichiarazioni che possono essere interpretate in maniera non chiara, avrebbe l'obbligo di trasmettere gli atti alla procura. E mi riferisco alle dichiarazioni precedenti del consigliere Rossi. Comunque, passo la parola alla... sei passata mi hai ingannato, Roberta. Sì, buonasera a tutti, Zucchinetti. Accogliamo con favore l'interpellanza della capogruppo di Alassa 365, dottoressa Zavaroni, che mi offre la possibilità di chiarire davanti a tutto il Consiglio Comunale una vicenda che qualche imbarazzo alla cittadinanza ha creato. Mi dispiace che il consigliere Rossi non sia presente. Leggo, scusatemi se leggo perché vorrei essere molto chiara e non dimenticare nulla. Partiamo dall'inizio. Schematicamente i punti essenziali della vicenda sono: vincolo legislativo concernente utilizzo fabbricati sportivi a soggetti terzi da parte dell'ente, approvazione tariffe utilizzo impianti sportivi mancata convalida da parte della giunta Canepa, gennaio 2018, festa presso Palazzetto dello Sport all'Asso Città Europea dello Sport, 10 giugno 2018, elezioni amministrative, dichiarazione ex assessore Rossi ai giornali, se fossi ancora assessore allo sport oggi le società sportive non sborserebbero un euro. Premesso tutto questo, inizio. Siamo ottobre 2016, quando l'ex amministrazione Canepa organizza un convegno per presentare alla cittadinanza la candidatura di Alassa a Città Europea dello Sport. Sicuramente un onore per la nostra città e per le numerose associazioni sportive che operano sul territorio, ma in occasione l'allora assessore allo sport, Simone Rossi, dichiarò che per l'anno 2017 le associazioni sportive non avrebbero pagato l'uso degli impianti. Concetto ribadito dallo stesso signor Rossi in occasione della manifestazione di chiusura di Alassa Comunità Europea dello Sport 2017, tenutasi in data 21 giugno 2018 presso il Palazzetto dello Sport e dalla presenza di tutte le associazioni sportive. Tuttavia gli impianti sportivi non possono essere concessi gratuitamente. Nessun immobile comunale può. Infatti la normativa e la giurisprudenza giuscontabile ci impongono di valorizzare i beni della pubblica amministrazione. L'unica eccezione al divieto e dal principio citato è rappresentato dall'accollo da parte della società sportiva della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. Quindi è ben possibile che l'ente comunale conceda gratuitamente l'utilizzo di un determinato plesso sportivo, ma ciò può avvenire solamente a condizione di controprestazioni suscettibili di una concreta ed immediata valutazione economica. Ebbene, il signor Rossi non ha mai previsto ovvero ipotizzato simile eccezione. Precisato ciò, da diversi anni in Alassio gli impianti sportivi sono stati affidati alla GESCO. Le associazioni sportive hanno potuto utilizzarli dietro il pagamento di una tariffa ordinaria da versarsi alla stessa. Tralascio il mio personale giudizio sulle tariffe adottate dall'amministrazione Canepa nei 5 anni del suo mandato, che comunque ritengo elevate e sulle quali sto lavorando, coadiuvata da ufficio e amministrazione, al fine di sostituire la tariffa annuale oraria con un pagamento forfettario. Ma veniamo ai giorni attuali. Quando ci siamo insediati, gli uffici comunali hanno segnalato la mancata adozione, tramite deliberazione della giunta comunale, delle tariffe proposte dalla GESCO, già nell'autunno 2017 per il 2018. Tariffe i cui proventi sono stati poi regolarmente iscritti nel bilancio della partecipata. Nel software di gestione degli atti amministrativi c'è prova che tale delibera sia stata caricata e proposta alla giunta comunale e rifiutata nella seduta di giunta del 29 settembre 2017. Qua avrei i primi. Vai tu, Paola. E vado avanti. Allora. Ok.
Per continuare, come già accennato, a fine gennaio 2018 fu organizzato dall'allora assessore allo sport Simone Rossi una festa presso il Palazzetto dello Sport con tutte le associazioni sportive per celebrare la fine dell'anno che aveva visto riconoscere ad Alasso il titolo di città europea dello sport. Festa che ha risentito dell'imminente campagna elettorale, almeno a dichiarare dai costi, ben 27.500 euro di fatture pagate dalla GESCO. E oltre quello, non dimentichiamo il grande annuncio di Rossi che anche per il 2018 le associazioni sportive non avrebbero pagato l'utilizzo degli impianti, salvo poi approvare il mese successivo in Consiglio Comunale un bilancio in cui non sono stati stanziati i relativi fondi e lasciare tale buco nel bilancio della GESCO e alla nuova amministrazione. E qua c'è questo. I bilanci in GESCO. Ti faccio vedere. Poi puoi andare a giocare a bocce quella sera. Franci. Grazie. Aspetta, mi dai uno col suo. Grazie. Prego. E vedendo le cifre, mi sorge spontanea una domanda. Ma il signor Rossi non avrebbe potuto destinare questi 27.500 a copertura delle spese delle associazioni sportive, visto che la somma è praticamente la stessa? No, ha lasciato invece alla GESCO un buco di 26.000 euro da riscuotere a carico delle associazioni. Forse l'ex assessore sperava di essere riconfermato. Ma le anomalie del suo operato sono ricadute sulla nuova amministrazione e dei dirigenti del Comune, che hanno già smentito con un comunicato istituzionale le sue dichiarazioni. Sono stati i primi a ricordarmi la mancata deliberazione delle tariffe degli impianti sportivi da parte della Giunta Comunale. Quello che posso concludere come consigliere delegato allo sport è che il mio impegno e quello dell'amministrazione Melgrati verso le associazioni sportive sarà massimo. Già ci stiamo adoperando per ridurre le tariffe per l'utilizzo degli impianti e le associazioni sportive in vista della nuova stagione. E posso ancora dire che per il passato stiamo studiando un piano di rientro in accordo con le associazioni stesse, che gli consenta di mettersi in pari con i pagamenti arretrati. D'altra parte concludo, questa amministrazione ha ereditato una situazione disastrosa con riguardo alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, nei confronti della quale stiamo già prendendo seri provvedimenti a partire dalla scelta di nominare un CDA con attribuzione a ciascun consigliere di un plesso sportivo al posto di un amministratore unico e di nominare anche un direttore generale, organi amministrativi ai quali porremo tali gravi criticità con priorità. Questi sono i fatti e quelli sono i documenti. Rimane da chiarire la frase del signor Rossi, contenuta nel comunicato stampa della Lega sezione di Alassio del 13 agosto, anche pubblicate sulle pagine social sia della Lega che del singolo Rossi. Quello di cui sono certo è che se fossi ancora assessore allo sport oggi, le società sportive non sborserebbero un euro. Un vero peccato l'assenza del consigliere Rossi. Considerato che condivido con lui un punto, da lui scritto sullo stesso comunicato, in cui dice: qualcuno diceva che a pensare male si fa peccato, ma alle volte si ci azzecca. Questo qua è l'ultimo. Finito l'intervento? Passo la parola, chiedo, o meglio, non passo la parola, ma chiedo alla consigliera Zavaroni se si ritiene soddisfatta o meno della risposta. Loretta, mi dovresti richiedere la parola perché devi aver schiacciato due volte il tasto. Ecco. Sì, ok. Perfetto. Dichiaro pertanto chiusa la seduta. La seduta è tolta.